Roma taglia gli sprechi. Fin dal primo giorno della consiliatura abbiamo deciso di dare un forte segno di discontinuità rispetto al passato, tagliando in maniera netta tutti gli sprechi della politica. Solo per annunciare alcune cifre, nel primo anno di amministrazione l'ufficio dell'Assemblea Capitolina, i gruppi consigliari, tutte le strutture legate all'Assemblea hanno speso il 15% del primo anno dell'era Alemanno ed il 27% del primo anno dell'era Marino. In particolare abbiamo speso 1.100.000 euro a dispetto dei 6.900.000 spesi nel primo anno di Alemanno, dei 4.071.000 euro spesi nel primo anno della gestione Marino. Vi voglio citare solo alcune cifre per farvi rendere conto di quanto siano stati importanti questi risparmi. Nel primo anno, solo per l'organizzazione di eventi di natura istituzionale così definiti, ma in realtà dal mio punto di vista poco avevano a che vedere con la natura istituzionale, perché si trattava anche di eventi di nautica o di tornei di calcetto, era solo speso 3.550.000 nel primo anno dell'era Marino, 309.000 euro, nel secondo anno 534.000 euro. Il Movimento 5 Stelle ha speso zero. Abbiamo fortemente tagliato le spese delle commissioni e dei gruppi, passando, per quanto riguarda le prime, da 125.000 euro primo anno Alemanno, 110.000 euro primo anno Marino, 42.000 euro gestione del Movimento 5 Stelle. Idem le spese dei gruppi, si è passati dai 224.000 euro del primo anno Alemanno ai 237.000 euro del primo anno Marino ai 92.000 euro di quest'anno. Altre cifre importanti sui comandi, vale a dire sulle i dipendenti che l'amministrazione capitolina prende pagandoli dalle altre amministrazioni, che mette a supporto dei gruppi di questo piuttosto che di quell'altro consigliere. Siamo passati dai 716.000 euro del primo anno Alemanno al 1.142.000 euro del primo anno Marino a 242.000 euro del primo anno della gestione del Movimento 5 Stelle. Questi risparmi sono andati per l'assunzione di giovani vincitori di concorsi. Altra cifra importante, le spese per le agenzie. Oggi tutti i consiglieri hanno le proprie agenzie. I capigruppo hanno l'ANSA, alla dire, tutti i consiglieri hanno l'OmniRoma, spendiamo 51.596 euro. Io veramente mi chiedo come si potesse spendere nel primo anno dell'era Alemanno 613.000 euro, cioè 12 volte tanto per le agenzie, e nel primo anno dell'era Marino 268.000 euro, per arrivare al secondo a 304.000 euro. È veramente incredibile che si sia speso queste cifre. Contratti di consulenza, 43.000 euro nel primo anno di Alemanno, 426.000 euro nel primo anno di Marino. Abbiamo azzerato le spese di consulenza. Per dare un segno importante, ad inizio consigliatura abbiamo tagliato le auto blu, quindi 13 auto blu a disposizione dei capigruppo e dei componenti dell'ufficio di presidenza, me compreso, sono state eliminate. Abbiamo ridotto le commissioni, se noi pensiamo che ogni commissione ha circa 5 dipendenti presi dall'amministrazione capitolina, oltre a tutte le risorse necessarie per il funzionamento della commissione. Eliminare 7 commissioni significa restituire all'amministrazione capitolina 5 per 7, 35 dipendenti. Anche sull'Agenzia per la qualità dei servizi di Roma Capitale abbiamo ridotto il budget da oltre 1 milione a 404.000 euro. Peraltro l'Assemblea Capitolina nella settimana precedente ha approvato una delibera con cui si riduce il CDA da 3 ad 1, quindi a un amministratore unico, e prenderà il 58% del sindaco e non rispettivamente l'80 e il 70% come prendevano i precedenti amministratori nella precedente consigliatura. Un anno di risparmi e di forte discontinuità rispetto alle precedenti amministrazioni, ridotto i costi e gli sprechi della politica in maniera importantissima, passando dagli oltre 5 milioni dell'era Marino a circa 1 milione e 100 che abbiamo speso quest'anno, recuperando soldi che abbiamo restituito in servizi per la collettività. Roma taglia gli sprechi.